Ciao a tutti, oggi a mio marito è venuta voglia di dolce, quindi faremo una torta insieme e faremo una bella crostata con sopra le pesche sciroppate. Andiamo subito a vedere quello che ci occorre. Per la base della nostra crostata ci occorrerà 80 g di zucchero, un uovo, un 80 g di olio, in questo caso io ho in casa solo dell'olio d'oliva, userò questo. Della farina ce ne occorreranno un 250 g circa. L'uovo non mi ricordo se l'ho detto, ci occorrerà anche un pochino di essenza di limone. Faremo la base della nostra crostata nel mixer. Per la crema che metteremo sulla crostata ci occorreranno un 30 g circa di burro, un mezzo litro, 600 millilitri di latte, un 3 cucchiai di maizena, un uovo ed anche qui nella crema utilizzeremo un pochino della nostra essenza di limone. Sopra guarniremo con le nostre pesche sciroppate. E vi scrivo comunque sotto al video nell'info box tutte le dosi del dolce che andremo a fare oggi. Andiamo subito a cucinare. Mettiamo quindi i 250 g di farina nel mixer con un uovo intero. Mi fido a metterlo così direttamente perché queste sono uova freschissime. Quindi gli 80 g di zucchero. Gli 80 grammi, gli 80 millilitri di olio, ed ora aggiungerò qualche goccia di essenza di limone. Aziono il mixer, ci vorranno pochi minuti. Mi sono dimenticata un pizzico di sale. Quindi, come vi dicevo, basterà poco poco e poi lo metteremo su una spianatoia o come nel mio caso ho una tela cerata che uso apposta e vedrete ci vorrà solo un attimo. Come vedete, il nostro composto è praticamente già lavorato. Ora basterà davvero un attimo e sarà pronto. Quindi lo mettiamo sulla spianatoia e basterà appena appena impastare. Quindi foderiamo una tortiera con della carta da forno bagnata, in questo modo resterà bella aderente. Sarebbe buona norma, di solito, insomma, si fa riposare un pochino la pasta. Io la userò subito così. Quindi, se si sbriciolerà, non importa, la schiaccio e la metto nella mia tortiera. Vedete, la schiaccio semplicemente così. Quindi schiacciamo per bene il nostro impasto, cerchiamo di creare un pochino di bordo. Ci abbiamo messo pochissimo, questa è una ricetta davvero molto veloce. Ora la andiamo a infornare in forno già caldo sui 180 gradi per 10-15 minuti. Questo dipende ognuno di noi dal nostro forno. Quando la base sarà pronta, la mia ha cotto un quarto d'ora, la lasciamo raffreddare ed andiamo a occuparci della crema. In un pentolino mettiamo 3 cucchiai di maizena. Io li ho fatti belli gonfi, quindi ne metterò due e un po'. L'uovo intero.
e 3 bei cucchiai di zucchero. So che qualcuno dirà: ah, hai messo l'uovo così, non è sicuro. Queste uova qua sono uova di galline felici, come direbbe la mia amica Patrizia, che abita in mezzo a un bosco. Sono uova freschissime. Quindi omettiamo la fialetta, un pizzico di sale. Naturalmente chi lo desidera potrà mettere invece dell'essenza di limone e anche della vaniglia. Giriamo per bene. Quindi aggiungiamo il latte, il burro, accendiamo il fuoco. E facciamo cuocere sempre rimescolando. Quindi mescoliamo. Approfitto, l'ho nominata per salutare Patrizia. Patrizia, ti penso spesso là in mezzo al tuo bosco. Poi ora ho visto le tue galline, il tuo cane, insomma, proprio bello. In poco tempo, appena il latte sarà caldo, la maizena incomincerà a rapprendere. Abbassiamo il fuoco e continuiamo a girare. Dovrà cuocere un 5 minuti. Trascorsi 5 minuti, la nostra crema sarà bella densa, guardate che meraviglia, e la potremo versare sulla torta. Quindi spegniamo il fuoco. Nel frattempo abbiamo levato la carta forno dalla crostata. Io la lascerò sempre dentro a questa tortiera che ha la cerniera ed è apribile. Verso la crema calda sopra. Quindi andiamo a disporre le pesche. Le pesche le disponiamo sulla crema ancora calda in modo che riescano a sprofondare per bene e a diventare un tutt'uno. Naturalmente, al posto delle pesche è anche possibile usare un qualunque tipo di frutta, anche fresca, quindi con le fragole, con le banane, con i kiwi, anche fare una cosa tutta colorata è bellissima. Ed ecco fatto, la nostra torta è terminata. Chi l'avesse in casa potrà decorarla ulteriormente con un pochino di gelatina. Io la lascerò così. Bene amiche, e quindi eccoci, come avete visto in 448 abbiamo fatto proprio un gran bel dolce. Ora dobbiamo aspettare che sia perfettamente freddo e poi lo mangeremo. E come sempre grazie, grazie davvero a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!
Buonissimo.